devo fare amicizia con Nevaria? Secondo Kainet, Nevaria in questo periodo si trova sul monte Selvoscura. Ma tu come fai a sapere tutte queste cose su di lei? Voglio vedere la cronologia di Whisper. Come fa a sapere certe cose? Ehi, hey, ciao a tutti, bentrovati! Benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Attenzione, senti che musica minacciosa. Siamo nel palazzo di Kaira. Dopo la sconfitta del re degli Ioni, le tenebre avvolgeranno i mondi. Il cielo perderà il suo colore e tutto piomberà nell'oscurità. La pace sarà riportata da coloro in grado di usare i portali dei mondi. Questa è la profezia, vero? La loro luce diventerà il bagliore ultimo che salverà i mondi. Se la profezia finisse qui, non sarei così preoccupato, sinceramente. Cosa? Stai dicendo che la profezia continua? E che cosa dice dopo? Ma la neonata luce risveglierà nuovi e misteriosi legami. Tornerà la felicità e con lei la tristezza. Tornerà l'amore e con lui l'odio. Tornerà il sole e con lui le calamità. Tornerà la luce e con lei l'oscurità. All'ombra della luce c'è l'oscurità della distruzione. Distruzione, rinascita e distruzione di nuovo. Che profezia bizzarra. Ehi, forse dovremmo eliminare tutti gli Yokai Watch. Tu dici? Secondo me invece il problema sono i portali dei mondi. Ora calmatevi. Anche se la profezia parla di catastrofi e distruzione, salvare i mondi senza orologi e portali è praticamente impossibile. Elma e i suoi non sono ancora tornati. Tocca a noi occuparci di Yokai World. Beh, tu sei il sovrano, Kaira, quindi è normale. Ventorio, Antuono, avrò bisogno anche del vostro aiuto. Ci state? Ma certo, non vi deluderemo. Proprio così, contate su di noi. Buono. Scontro fra epoche? Ho sentito la parola futuro, ma non ho capito l'altra. Comunque, non importa. Siamo con Luna. L'ultima volta ci siamo fermati che siamo tornati nella nostra epoca dopo aver risolto il problema con Nonna Oscura. E Luna è piombata a casa nostra dicendoci che la città è in pericolo, invasa da yokai potenti. Hai capito o no adesso? La nostra volta Valdoro è in pericolo! Valdoro è in pericolo! E io ero convinta che gli yokai fossero tutti buoni. Che delusione. Però intanto il cuoricino l'ho fatto. E dimmi, sei venuta qui solo per dirci questo? Giusto, che sparata! Un sapione è in pericolo! Non oso immaginare cosa potrebbero fare quegli yokai. Oh, poverino! Cosa? Ti eri dimenticato di una cosa così importante? Iii, scusatemi! Quell'urlo. Non era obbligatorio, ma Usapion può andare invader mode, quindi. Oddio, non mi ricordo come si chiama in italiano. Modalità. Imperatore. Modalità imperatore. Potrebbe sbaragliarli lui. In ogni caso, Link, sei disposto ad aiutarmi? Ma scusa, non hai anche tu uno yokai watch, gna? E tra l'altro, se ci pensiamo bene, su Blasters abbiamo Capitan Tuono. E Capitan Tuono potrebbe benissimo essere un preludio alle forme Shadow Side. Perché che Usopion diventi Capitan Tuono ci sta tutta. Cosa? Ha perso lo Yokai Watch? Ti sei dimenticato di dirci anche questo? Forse mi è caduto. Ma no, aspetta, non può esserti caduto. Whisper ha detto che lo Yokai Watch non si può togliere. Quindi. Oddio, nel gioco non viene detto, ma nell'anime. Quindi, come funziona? Allora, Link, hai deciso? Mi aiuterai oppure no? Un attimo solo, signorina. Ti sembra in modo di chiederci aiuto questo? Oh no, avete ragione. Ma ve lo chiederò altre 1000 volte se sarà necessario. Aiutatemi! Beh, non credo che avremo scelta. Dove hai visto Usopion l'ultima volta? Eravamo nel cortile della scuola. Bene, è tempo di entrare in azione. Allora, io vorrei cambiare valletto. Posso anche silenziarlo? Porto Wisnian per un po', dai. Dai. Eccolo qua. Ok. Mi porto Wisnian per un po' in giro. Dragorovente come valletto non sarebbe proprio il massimo. Però si può anche zittire Whisper. Non lo sapevo che si potesse zittire. Allora, andiamo al cortile della scuola. Abbiamo anche Luna con noi. Luna, riesci a tenere passo? Mi allontano ancora di più. Guarda, non sanno tenere passo. Oh mio Dio, ho sbattuto. Incidente. Sì,
Siamo al cortile della scuola. Corre a salvare Usabion. Eccolo qua. Ah, ma sono sti due piantagrane. No, fammi prendere gli oggetti. Ci siamo! La squadra di salvataggio Lupion è qui per aiutarti! Lupion, bella. Luna? Ti fa sapere cosa diavolo di urlare, squadigliata? Guarda, ho portato Link con me. Siamo qui per salvarti, Usabion. Non ci credo, Luna aveva visto solo due forme Shadowside dal futuro. Forme Shadowside? Futuro? Ma quindi questi yokai? Ma che cosa ci fanno nel nostro mondo? Non dovrebbero essere qui. Ce li ha portati... Ce li hanno portati Suiten Doji e Abil Guerriero. Oh, siamo semplicemente in visita. Non fate caso a noi. Va bene. Volevamo solo qualche informazione da questo coniglietto. Tutto qui. Ma visto che ci avete interrotti, siamo costretti ad affrontarvi. Quindi ora prendiamo Usabion come alleato. Eccolo qua. Però ora siamo ancora con Link. E ci sta, ci sta tutto. Tranquilli. Io più forti non lo so, però... Tu devi stare a terra. Devi stare bravo tu, hai capito? Avrò preso qualcuno. Dubitavo avesse preso qualcuno, ma a quanto pare invece ha funzionato. Con l'attacco letale. Buono comunque l'attacco letale. Sono di livello davvero basso, non capisco. O non si livella, o sono deboli gli altri per livellare. Il che potrebbe essere. Danny. Grazie per avermi salvato, guys. Non ce l'avrei mai fatta da solo. Se non fossimo arrivati in tempo, saresti stato il loro pranzo, Usabion. Ehi, ma che modi, non dirne più, alright? Perché quegli yokai si trovano nella nostra epoca? Ah, ci sono! Forse è tutto collegato alla ragazza che era con te quella volta, Link. Stai parlando di Summer, mia? Lei è tua figlia, quindi viene dal futuro, proprio come quelli yokai. Ma sì, è ovvio, la figlia di Link sta dando loro la caccia nel futuro. OMG, l'immagine del futuro sta per iniziare! Ah! Ed eccola che ritorna sulle nuvole. Usabion ha una voce molto diversa in giapponese. In italiano ha la voce molto più rauca, come cerco di farla io perché la facevo anche in Yokai Watch 3, rauca. Ma in inglese è molto più leggera e più appropriata, credo. Però Usabion si arrabbia di continuo, quindi ci sta che la voce sia un po' più rauca in italiano. Ricordate Nonno Fame comparso dal primo portale? Come potremmo dimenticarlo? Era disgustoso, poverino. E se provassimo a tornare sul Monte Selva Oscura? Che splendida idea, non vedo l'ora di scoprire il segreto del portale. What? Non starei pensando di andare nel futuro, spero. Certo che ci sto pensando, Usabion. Portale misterioso? A noi! Beh, ovvio, Usabion. Non conosci Luna? A quanto pare bisogna presentarci. Vediamo che cosa succede. Cosa? Il portale è aperto! Non sto più nella pelle. Io, Luna Celeste, sto per viaggiare nel tempo. Lei è sempre molto entusiasta. Pianta la squagnigliata, non avvicinarti troppo. Che disastro, se fosse già stato usato da qualcuno. Non c'è tempo da perdere. Dobbiamo chiudere il portale, now. Sì, ma come potremmo fare? Oh no, arrivano altri yokai. No, amici. Ehi, Link, sei tu. E c'è anche Luna. Chissà Luna com'è nel futuro. Ragazzi, loro vengono dal futuro. Wow, sto vivendo in un sogno. Qualcuno mi dia un pizzicotto. Oh, non preoccupatevi, ci farete l'abitudine. Bando alle ciance adesso, perché eravate davanti al portale? Abbiamo incontrato alcuni yokai del futuro e siamo venuti qui per... Proprio così, volevamo controllare se il portale fosse a posto o meno. A quanto pare siamo arrivati tardi, ragazzi. Già, ora abbiamo la certezza che il portale era rimasto aperto. Lo abbiamo usato noi e quindi tu non hai potuto utilizzarlo, Link. Sembra che non sia possibile usarlo da entrambi i lati contemporaneamente. E non ha reagito neanche alla chiave. C'era sicuramente qualcosa sotto. Bene, credo che ci aspetti un altro mistero da risolvere, detective. Cosa detective, hai detto? Sì, noi siamo detective yokai della Valdoro Alta del futuro. Ehi, che idea, potremmo aiutarvi noi a scacciare quegli yokai, che dite? OMG, collaborerò con la vera agenzia investigativa del futuro. Cosa? Again, non c'è da preoccuparsi. Si lascia trasportare fin troppo a volte.
Whisper, che succede? Ok, ci sono informazioni per noi su Kainet. Gli yokai del futuro sono appena arrivati a Valdora Nuova. Ce ne siamo accorti, sai? Beh, direi che non c'è altro da fare se non entrare in scena, gente! Anche se... non so se vi sarò d'aiuto senza il mio orologio. No, non devo preoccuparmi. Riuscirò comunque ad aiutarvi. Voi tenete d'occhio il portale e lasciate il resto a noi. Quindi Luna non è giocabile. Summer ha raggiunto gli altri. Missioni chiave. Conterei di farle tutte quante in questo episodio? Ho giocato davvero tanto con Cole negli scorsi episodi. Quindi ora un po' con Nate. O meglio, Link l'ho chiamato, ma... pensavo che avrei usato molto di più lui che gli altri. Invece no, sto usando molto di più gli altri. A saperlo l'avrei chiamato Nate. Comunque sia, un altro... sigillo 3. Prendiamolo. Vorrei farli tutti i sigilli 3. Ok, questo è il numero 37. Acqua piovana. Ah, raccolgono l'acqua piovana. Ci dà come oggetto esfera piccola. Beh, dai, non troppo male. Ma è a casa nostra... oh va, eccoli! I tatini! Eccoli! La musica di Komo-san, sì! Per mille giravolte, che guaio! Oh, eccoli! Komo-san e Komo-jiro! Komo-san, Komo-jiro, che succede, ragazzi? Noi l'abbiamo visto! Quel mostro era proprio davanti ai nostri occhi! Ma si può sapere di cosa state parlando? Non so se fosse meno uno yokai, ad essere sincero, ma ero comunque spaventato. Mi si sono drizzati i capelli dalla paura. Non urlare in quel modo, Komo-san. Potresti farlo arrabbiare. Oni-san, oddio che carino. È un mostro davvero inquietante. Aiutaci a sconfiggerlo, ti prego. Va bene, ci danno il gelato. Non va bene, fa ingrassare. Potete contarci, mi avete messo addosso una gran curiosità. Sono quasi certo che si tratti di uno yokai Shadowside. Dici sul serio, Link? Fantastico, grazie mille. Dunque, perché non mi spiegate bene... perché non mi spiegate bene cosa avete visto esattamente? Beh, certo, si tratta di un tipo piuttosto alto e non tanto sveglio. Si muoveva in modo molto strano e metteva un verso simile a un pianto. Ecco, guarda là. Assomigliava proprio a quello spilungone laggiù. E questo chi sarebbe? Per mille giravolte, è lui il nostro! Cosa? E voi quello lo chiamate mostro? Monghiro! No, è scappato! Non possiamo permettere che vada troppo lontano, forza, inseguiamolo! No, devo inseguirlo ora? Oddio, è la missione di... ah, ma sta fermo lui. Pensavo fosse tipo la missione su Pokémon di Zapdos di Galar, che corre come un forsennato. Ma è lei? Cioè, lei ha visto... Contan, vabbè, sì, Indovolpina. Ha visto... lo spilungone? Ehi, voi, sentite questa? Ho visto un tizio alquanto misterioso poco fa. Un tizio alquanto misterioso? Ti riferisci a quello spilungone? Esatto, non appena gli ho rivolto lo sguardo ho iniziato a correre. Sì, è successa la stessa cosa anche a me. Molto strano. E sapresti dirmi in che direzione è andato? Purtroppo no, ricordo solo che stesse borbottando qualcosa tra sé e sé. Vi prego, dovete assolutamente catturare quel mostro inquietante. Allora, Wisden sta guardando in quella direzione, quindi secondo me Wisden ha capito qualcosa. Invece no, non è quella direzione, ma è un'altra. Allora. Che abbiamo qui? Che succede? Ah. Beh, amici, io mo non vorrei dire nulla, però... più tardi. Dopo questa missione. Ma guarda, c'è Nevina qui, ma come? No, questa è Gelina. Diverso. Cioè, hai per caso visto un yokai un po' sospetto qua intorno? Sospetto, dici? Se a dire il vero ho visto qualcosa poco fa. Era come una farfalla gigante senza ali e stava bevendo l'acqua del fiume. Deve essere lui. Se per caso dici dove è andato? Oh, quindi lo conoscete? Non proprio a dire il vero lo stiamo inseguendo. In ogni caso, purtroppo non so dove sia scappato. Ricordo però che diceva di essere alla ricerca di qualcuno su un monte. Ma certo, e se si trattasse del Monte Selvoscura, potresti aver ragione, catturatele, mi raccomando. Magari è uno yokai tranquillissimo e noi catturiamolo! In prigione! Poi magari non ha fatto niente di male. Eccolo qua, ehi! Ehi, ciao! Eccolo,
Ti abbiamo trovato finalmente. Forza, ammettilo, sei arrivato qui usando quel portale, vero? Per mille giravolte, non c'è bisogno di urlarmi contro in quel modo. Per mille giravolte. Questa frase mi ricorda qualcosa. Aspettate un attimo, voi siete quei tizi che ho visto giù in città? Beh, ci sei arrivato alla fine. Quindi siete stati voi a creare quel portale? A dire il vero, neanche noi sappiamo come sei comparso. Degli umani cosa nei portali? Mi spiace, ma non me la bevo. Cosa? Devi crederci, non siamo stati noi a crearlo. Non siete che cercate scuse. Forza, fatemi sotto, vi sconfiggerò. È a livello 17 la missione. Komajiro, mio dio. Però senti, sentila. Wow, piano. Solo io posso menarti. È matto? Oh, piano? Di meno, eh. Dai. Ok. Allora, Samurai in aiuto non servirebbe comunque, però. Ok, ok, dov'è? No, è scomparsa già? Ma è scomparsa... Ah, eccola! Ok, presa. Bene, bene, bene. Perché non avevo levato il puntatore l'altra volta. Eccolo, l'ho rimesso, perché sai com'è, no? Vai, ragazzi. Dunque, con Summer ho difesa totale. Andata. Bene, non male, non male. Pensavo peggio. Pensavo peggio, però. Siamo a livello 14, oddio. Alcuni un po' al 15, alcuni sotto. Ma va bene, dai. Comunque. È andata bene, dai. Per mille giravolte. Ah, che faticaccia. Ehi, tu! Smettila subito di imitarmi. Il vero Komajiro sono io. Oh, fratellone. Nichon. Cosa? Non hai sentito quello che ho detto? Aspetta, fratellino. Come sanno? Che succede? Ascoltami. A me non sembra che l'altro Komajiro sia cattivo. Quando l'abbiamo visto giù in città era davvero spaventato, ricordi? Come sanno? Per questo sono sicuro che abbia buone intenzioni. Fidati di me. Direi che ho fatto bene a venire. Che succede qua? Fratellone, sei tu? Fratellone? Si chiama Komajiro? Lui è Koma-san, direi che sono fratelli, no? Come loro due. Non è un tipo molto sveglio, Nate, eh? Sì, quando non è sveglio è Nate, quando è sveglio è Link, ovvio, no? Vorrei scusarmi con voi per i problemi che mio fratello vi ha causato. Dimmi, Komajiro, che cosa ci facevi in questo mondo? Niente di che, avevo notato quel portale e volevo entrarci, tutto qui. Una volta giunto su questo monte, ho iniziato ad indagare nei dintorni. Sembra che il tuo senso di giustizia sia più forte che mai. L'hai visto, fratellino? Ero sicura che non fosse cattivo. Mi dispiace avervi spaventati. Non volevo che mi attaccaste. Nessun problema. Forse anche noi avremmo dovuto ascoltarti. Quindi voi venite dal futuro? Esatto. Siamo come loro due. Solo in un'altra forma, per così dire. Wow, è incredibile! Beh, non capita tutti i giorni di poter conoscere il proprio io futuro. Il bello dei portali è che sono in grado di unire vari mondi ed epoche. Esatto, non trovate anche voi che tutto ciò sia fantastico? Sì, avete perfettamente ragione. Ascolta, Komajiro. Avere un fratello o una sorella è una vera fortuna. Vorrei che anche voi due continuaste a proteggervi l'un l'altro, intesi? Puoi scommetterci. Sapete, mio fratello è davvero in gamba. Mi supporta sempre, in ogni momento, e siamo davvero inseparabili. Komajiro, grazie. Per ricordare questo momento ho deciso che vi darò questa. Però fanno solo il nome, non fanno anche il loro verso. Tipo lui farebbe Mongi nelle altre versioni giapponesi. Invece qua sono solo Komasan. No, niente soprannome, scusami. Ok. Fantastico, grazie mille Komasan. Hai visto, fratellino? La vera amicizia è proprio questa. Sì, hai ragione. A proposito, per quanto tempo ancora vuoi restare in questa forma?
Oh, giusto, mi stavo per dimenticare. Sì, l'avevo capito che era una rana. Però. Wow, è piccolissimo! Quello sguardo è identico a quello di Kamajiro. Forse ho bisogno di un paio di occhiali, fratellino! Beh. Però sono ispirati entrambi a dei Koma Inu. Quindi è un po' strano che sia una rana lui della forma del futuro. Cioè, come si è devoluto? È involuto! Perché involvere vuol dire tornare indietro. O devolvere. Dipende da come lo vogliamo dire. Attenzione! Bene, ora sappiamo cosa succede quando un portale viene lasciato aperto. Ma che cosa vuoi che succeda? Quando una porta si lascia aperta, Shuten Doji, cosa vuoi che succeda? Che la gente ci entra! Cosa vuoi che succeda quando si lascia aperto un portone? La gente ci entra, no? E questo sarebbe il cattivo, uno che non sa cosa succede quando lascia aperta una porta. E pensare che quei yokai non ne erano neanche a conoscenza. Che sciocchi. Non sanno a cosa stanno andando incontro. Quei detective yokai non hanno speranza di sfuggirci. Il ciliegio sacro sta reagendo a qualcosa. Non è possibile! La principessa è davvero in questo mondo! Signore, non penso che dovremmo prima cercare la prossima spada? No, le spade possono attendere. La principessa è più importante. Sì, avete ragione, vi chiedo scusa. Per forza, principessa è più importante. La principessa? Che fate nei privi? Beh. Non fatemi ridere. Ad ogni modo, i tempi sono davvero dilatati per queste missioni. Quindi farò la prossima. E dato che devo fare anche missione per il rango C e un'altra missione secondaria, poi volevo fare anche. Nel prossimo video farò le prossime missioni. L'ultima missione chiave nel prossimo video. Invece ora. Beh, direi di concludere con una nota dolcissima. Con la richiesta di Nevaria. Concludiamo quindi con lei, l'unica. Ah, potete vedermi? Interessante. Io sono Nevaria e provengo dal futuro. Sono giunta in questo mondo tramite un misterioso portale. Una volta arrivata, mi sono trovata subito circondata da questi yokai. Non capisco quale sia il loro problema, potreste aiutarmi voi? La Nevaria del futuro ci ha chiesto di allontanare i suoi fan più sfegatati. Aiutiamola. Chissà perché ha dei fan così accaniti. Cioè, neanche la vera Nevaria, neanche la Nevaria del nostro tempo riuscirebbe a tanto. Voi che dite, ragazzi? Sarà lei la vera principessa Nevaria? Certo che sono io. E voi chi siete, cari? È così gentile. È molto diversa dalla Nevaria del nostro mondo. E quella voce, sì, sarebbe tu la principessa. Che bello, finalmente l'abbiamo incontrata. Non pensavo di avere gli ammiratori. Ora capisco, questi tre sono fan di Nevaia, è ovvio. Da che l'hai capito? Esatto, non può che essere così. Ah, guardatela, non trovate anche voi che sia incantevole? Cerca di non distrarti, Whisper, siamo qui per darle una mano. A proposito di questo, secondo voi perché ci ha chiesto aiuto prima? Un attimo, ma certo! Nevaia ci ha detto che quei tizi dovevano lasciarlo tornare a casa. Però lei è molto gentile comunque, non cerca di scappare o sta lì ad ascoltarli, come le idol, che sono lì ad ascoltare i fan per 30 secondi, sì, perché il biglietto è uno, dura 30 secondi la conversazione che puoi avere con la tua idol preferita, ma sta lì. Fa ok, grazie per i complimenti, però boh, se ne vuole andare in realtà, come tutte le donne, insomma. Ma se noi portassimo qua la nostra Nevaria e la sostituissimo all'altra? Devo fare amicizia con Nevaria? Secondo Kainet, Nevaria in questo periodo si trova sul Monte Selvoscura. Ma tu come fai a sapere tutte queste cose su di lei? Voglio vedere la cronologia di Whisper. Come fa a sapere certe cose? Oh, salve. Ehi, tutto bene? Hai lo sguardo un po' perso. Oh, sto benone. Sono venuto qui per rinfrescarmi un po'. Ah, capisco. Forse Nevaria è davvero da queste parti. Su per lo stramolarea. Il cane ovviamente punta sempre nella direzione adeguata, nella direzione giusta. Ok,
Con adeguata, che significa adeguata? Che c'entra? Ciao Nevare, stavamo cercando. O sei del mio fan club? Mi spiace, ma oggi sono piuttosto impegnata. A dire il vero, vorrei parlarti di qualcosa di più serio. Si tratta dei tuoi fan, stanno creando qualche problema giù in città. Non è che potresti fare qualcosa per fermarli? Te ne saremmo grati. Capisco. D'accordo, vedrò di aiutarvi. Ah, che tristezza. Al giorno d'oggi non ci sono più i fan di una volta. Non ho idea di cosa stia parlando. Beh, vi ringrazio per avermi avvertita. Mi occuperò di tutto il resto. Io che come loro non sono ammiratori, ma soltanto dei ridicoli individui. Wow, sembra molto arrabbiato. Non è vero. Torniamo al fiume. Hello? Devo parlare con lui? Malandro, per quale motivo non volete lasciare andare Nevaria? E tu che vuoi? Lavati di mezzo, di che ti impicci? Noi siamo i fondatori del celebre Fan Club di Nevaria. E ora sparisci. Cosa hai detto? Sei fuori strada se pensi che ce l'andremo così. Ti credi tanto superiore, eh? Bene, preparati allora, te la faremo pagare. Quanto? Ora basta, mi avete stufato. Nevaria, che cosa ci fai tu qui? Questo non è importante. Non vi rendete conto di ciò che state facendo? No, ti assicuro che è stato tutto un malinteso. Brucio. Mi brucio solamente. Silenzio! Siete una delusione. Il vostro comportamento è inqualificabile. Voi siete come una famiglia per me. Non potete rovinarmi in questo modo. Ma noi non volevamo fare del male a nessuno. Ancora parli? Vi ho già detto di rimanere in silenzio. Su, non prendertela con loro. In fondo stavano solo scherzando. Giusto, su, rilassati. Non vedi che anche lei è d'accordo con noi? Già, proprio così. E adesso è anche meglio. Bene, vediamo se avete ancora voglia di fare simpaticoni. Io sarei molto simpatico con lei in questo momento. Cos'è appena successo? Si può sapere chi diamine sei tu? Il suo aspetto sembra cambiato. Che ne siete da dolce Nevaria? State zitti, perché non mi affrontate in battaglia piuttosto? Forza, iniziamo. Sa, Hajime Masho. Bene, quindi iniziamo la battaglia contro Nevaria forma... sì, cominciamo. Ah, guarda, possiamo levare gli yokai, siamo solo io e te, cioè... Lo preferirei, ma non per qualcosa, eh. Perché a volte sono un po' impiccioni alcuni yokai. Basta, mi fai male, Nevaria. Perché mi vuoi fare del male? Ah, perfetto il corno, fa schifo. Wow, sono morto? Sì, cambia però, eh. Cioè... Bene. Ma comunque, scusami, ma perché dopo sbaglio, Eccomi, sono vivo, sono vivo! Ok, ora mi ricarico ancora un po'. Tostarella Nevaria, eh! Baguette. Perfetto. No, con i proiettili. Puntiamola. Pigra? Si è buggata? Si è buggata, sì. Scusami se ne approfitto, ma ti sei buggata. Vabbè, anche se è buggata alla fine non fa nulla, dai. L'importante è che va bene. Pancake reali, da 3 stelline, quindi sono rari e nutrienti. Beh sì, in effetti l'apporto calorico è incredibile. Comunque, non importa. Che spavento. Scusa se ti abbiamo infastidito, Nevaria. No, io la infastidirei ancora di più. Sembra che abbiate capito finalmente. Uff, è stata dura, ma alla fine siamo riusciti a salvarti. Sì, hai perfettamente ragione. Salva... Cioè, prima ci ha attaccato. Va bene, lasciamo perdere. Grazie mille per l'aiuto, ragazzi.
Mi chiedo se fosse tutto il piano di Nevaria per liberarsi di loro. Oh, non ho idea di cosa tu stia parlando. vorrei farti le mie più sentite scuse per l'accaduto, Nevaria. Non è colpa tua, tranquilla. Ma ora sono sicura che non accadrà mai più. Wow, parli proprio come me. Quindi io e te siamo davvero lo stesso yokai? Beh, sono contenta che almeno nel futuro sarà un po' più alta di così. Eh? Non ti seguo. Stavo solo ragionando a voce alta. Beh, ci si vede in giro. Quindi gli yokai cambiano effettivamente... Cioè loro stanno dicendo che cambieranno forma con il passare del tempo. Quindi qui bastano 30 anni per farle cambiare forma? Tutto c'è molto strano. Anzi, direi più ambiguo che strano. Attenzione! No, Demon Gufo! Sto seguendo Shuden Doji da un po' ormai, ma non l'ho ancora trovato. Perché lo sto facendo? È stato proprio lui di escludermi dalla squadra. Ho fallito, questo è vero, ma mi sono sempre impegnato al massimo. Per non parlare di Abil Guerriero. Caspita, che tipo bizzarro. A me era così triste, mi chiedo se stia bene. Quindi è talmente abbattuto che non riesce neanche a nascondersi agli umani? Oh, che cosa ne sarà di me adesso? Salve signore, va tutto bene? Signore? Oh, mi scusi, non era mia intenzione spaventarla. Ora che lo guardo più da vicino, che cosa sulla fronte? Sì, grazie, ma ora lasciami in pace, ragazzina. È sicuro che sei tutto a posto? Voglio dire, sembra a terra. L'ha vista qui tutto solo e ho pensato di venire a dare un'occhiata. Non si fa così, Katie. Beh, la verità è che sono solo. Nessuno conta su di me ormai. Ha litigato con qualche suo amico, per caso? Sì, diciamo di sì. I miei vecchi amici mi hanno, come dire, scaricato. Sono stati davvero duri con me. Ma è terribile! Il mio unico desiderio è fare in modo che ritornino a fidarsi di me. Ma è già un bel problema. Beh, i suoi amici hanno sicuramente esagerato, su questo non ci piove. Già. Sa, tempo fa anch'io litigai con un mio caro amico. Per un po' non ci parlammo, ma poi abbiamo finalmente fatto pace. Sono sicura che i problemi di questo tipo si risolveranno solo parlando. Si risolvano. Forse hai ragione. Ho fatto in modo che la fretta mi offuscasse la mente. Devo andare dai miei amici e fare pace con loro. Sì, proprio così. Grazie per il tuo aiuto, ragazzina. Sei guardato preziosi consigli. Non c'è di che, signore. Buona serata. Ma un attimo. Ho appena parlato con un'umana. Proprio io, Demon Gufo. Non so immaginare cosa direbbe Abby Guerriero se lo scoprisse. Beh, in ogni caso sento di essermi liberato di un peso non indifferente ora. Una ragazza bizzarra, non c'è che dire. Quindi il fatto che ti ha visto era tutto tranquillo. Quindi lui sapeva di non essere nascosto. Bene, lo specchio magico manca. Oh, è Traspec allora. È lo specchio magico, cosa vuoi che sia? Bene, amici, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yo-Kai Watch 4. In descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.